La nuova imprenditoria non parla italiano. In 10 anni si è assistito nella provincia di Ancona ad una crescita esponenziale di microattività fondate e gestite da stranieri. Quantificare questo fenomeno significa anche fare i conti con il forte contributo che queste imprese hanno dato e continuano a dare al tessuto economico locale. Il contributo degli imprenditori stranieri è un contributo sempre più importante, quindi svolgono una risorsa sempre più importante per la nostra economia locale, quindi vanno comunque aiutati, salvaguardati e nella maniera diciamo più totale integrati all'interno della nostra imprenditoria. Secondo i dati elaborati da Confartigianato, allo stato attuale le imprese attive nel territorio provinciale sono 42.479, di cui 3.327 straniere, ovvero il 7,8%. In 10 anni solamente questa fetta è cresciuta, anzi è più che raddoppiata. L'89% di questi imprenditori erano maschi e un terzo aveva meno di 35 anni. L'86% di queste imprese nell'ambito diciamo di un sistema complicato come quello italiano ambivano a vedersi ridurre le tasse o comunque una riduzione della tassazione e anche di quelle che sono le pratiche burocratiche. Lo studio di CNA rapportato nel territorio senigallese conferma l'aumento positivo di imprenditori stranieri. Più 26 attività hanno aperto in questo periodo dell'anno, tante attività sono straniere, tante attività soprattutto nell'entroterra, nelle valli a ridosso della città, e tante attività soprattutto concentrate nel settore tessile e nell'edilizia. Tante attività condotte da cinesi nel settore tessile che ormai stanno coprendo in maniera massiccia tutta la filiera, dalla produzione fino alla commercializzazione del prodotto, anche acquistando i locali di dosso della città. Tante attività condotte nell'edilizia soprattutto da nord africani e persone provenienti dai paesi dell'est. Anche il settore del commercio nel comparto senegalese rispecchia in maniera positiva la crescita di attività in mano a stranieri. Quello che riguarda il commercio in sede fissa, abbiamo visto nuove attività sorgere a Senigallia gestite da stranieri. Quello che riguarda il commercio in ambulante, lo stesso stanno prendendo sempre più percentuali in crescita rispetto alle occupazioni dei mercati. E per quello che riguarda anche ristorazioni e pubblici esercizi, vediamo che comunque stanno sorgendo nuove attività gestite comunque da stranieri.